Evasione. Immaginario. L'immedesimazione. Un film serve a raccontare varie storie, a raccontare ciò che tu vorresti sentire, vorresti che accadesse. Divertimento. Libertà di espressione, ecco, mi piace la libertà di espressione. Il cinema è cultura, quindi un museo del cinema è storia, è cultura a 360 gradi. Storie. È una roba che tutti quanto vai lì gli piace tantissimo, però è buonissimo, si parla così. Spettacolo e coinvolgimento. L'immaginazione, vedere attraverso lo schermo qualcosa che puoi immaginare e puoi metterci qualcosa di tuo. Ma Sergio Leone. Intrattenimento. Pensare di pensare. Cultura. Cinema Milano è cinema di strada, è cinema popolare, quello che racconta le cose di tutti i giorni. Un concentrato di conoscenza. Un occhio che guarda. I film servono a raccontare la vita di qualcun altro e secondo me far entrare le persone in contatto con altri mondi e altre realtà che noi purtroppo non sperimenteremo mai. Bravi interpreti, belle storie, quando la sceneggiatura regge e la storia è significante. Parole e immagini. La poltrona. Ultimamente è una gran boiata. I film servono a crearci degli spazi, quei momenti di un paio d'ore per evadere appunto dalla realtà e andare in un mondo dove possiamo sognare di essere. Immagine in movimento. Cioè che quando guardi il film lo vedi in prima persona e proprio entri dentro al film. È arte. Ciò che non è vero nella realtà. La produzione italiana, la buona produzione italiana. Visione. Un posto dove si va la domenica sera. Uno spazio di libertà. È un luogo di ritrovo per delle persone, però io penso che il cinema, cioè quando uno esce in compagnia, il cinema non è un uscire in compagnia. Storie. Non mi piace la violenza, non mi piacciono le cose scontate, non mi piace quello che è più di che cede troppo al mercato. Colori. Beh, è un modo come un altro per evadere e anche per conoscere, perché sono anche conoscenza i film.